questo numero del Salus TG. Allarme medici in pronto soccorso. Simeu contro i mini corsi da 300 ore. A Roma il meeting OMS Europa. 53 paesi programmano il futuro. Alti livelli di pesticidi in gravidanza aumentano il rischio autismo nei bebè. La carenza di personale nei pronto soccorsi italiani è insostenibile e ha una ricaduta immediata sulle condizioni di lavoro dei professionisti a cui è affidata la cura della popolazione. E per risolvere questo problema si stanno moltiplicando corsi di 300-350 ore, con cui si pretende di mettere i medici neolaureati nelle condizioni di far fronte all'emergenza. L'allarme arriva da Francesco Rocco Pugliese, presidente nazionale della Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza, che sul tema della carenza di operatori nei pronto soccorso sta conducendo un censimento nazionale, i cui risultati saranno presentati durante l'Accademia dei Direttori il 19 e 20 settembre a Bologna. Le questioni sanitarie più urgenti che l'Europa dovrà affrontare nei prossimi anni. È questa la sfida della riunione annuale dei 53 ministri della salute, componenti del Comitato Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si terrà a Roma dal 17 al 20 settembre. L'evento sarà l'occasione per presentare il rapporto sulla salute europeo 2018. Tra gli argomenti caldi anche il piano d'azione UE 2015-2020 sui vaccini. Livelli elevati di pesticidi nel sangue delle donne in gravidanza fanno aumentare il rischio di sviluppare autismo nei bebè. È quanto sostiene uno studio della Columbia University pubblicato sull'American Journal of Psychiatry. Dall'analisi dei ricercatori è emerso che le madri con alti livelli di DDE nel sangue, un prodotto di degradazione del DDT che viene trasferito al bebè attraverso la placenta, avevano probabilità significativamente maggiori di avere un figlio autistico.